Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della Pokémon Destiny Challenge. Ragazzi, innanzitutto mi scuso perché avrei voluto far uscire questo video mercoledì, avrei dovuto registrare martedì non ho dormito e quindi piuttosto che portarvi un video tipo ciao a ho deciso di portarvi il video un pochino più in ritardo, per la precisione venerdì. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi che domenica uscirà l'episodio canonico come al solito. Come al solito, tra l'altro, questa serie va veramente benissimo, quindi vi ringrazio. E questo è il primo video che registro dopo il raggiungimento dei 10.000 iscritti. Quindi ragazzi, per chi si fosse perso la live, innanzitutto andatela a vedere. Ma come seconda cosa vi ringrazio davvero tantissimo per questo traguardo. Detto ciò, alla fine dello scorso episodio siamo riusciti a ottenere due Pokémon bonus per il prossimo, ossia questo. Ok, ho fatto un po' di confusione, ma ragazzi, ho deciso di far diventare le regole ancora più difficili, perché il Pokémon, i due Pokémon che andremo a prendere, anzi, non saranno tre livelli sotto il nostro più forte, ma tre livelli sotto il nostro Pokémon più scarso. Questo ragazzi perché ho deciso di tenere Rhyhorn e con questa regola mi sono ripromesso di allenare tutti i Pokémon allo stesso livello, così sarà un impedimento allucinante. Detto ciò ragazzi, Rhyhorn a livello 25, Sidra a livello 29, a Rhyhorn ho dato una caramella rara. Nello scorso episodio vi ricordo che abbiamo battuto Misty e abbiamo completato l'episodio senza perdere neanche una vita, quindi grazie alle nostre app innominate potremo andarci a scegliere ben due Pokémon per questo episodio e per i prossimi ovviamente che arriveranno. Quindi utilizziamo non Shazam, apro sempre Shazam raga, sbaglio, hashtag Shazam infame nei commenti. Allora, numeri casuali: 145 un leggendario rifamo, 2 numero 2 che dovrebbe essere uno starter, e numero 40, andiamo subito a vedere di chi si tratta. 2 e 40, il numero 2 penso sia Charmeleon sinceramente. Quindi grande no, Ivysaur, scherzavo, Ivysaur ragazzi, numero 2 Ivysaur che entrerà nel team a livello 22. E numero 40, attenzione, Wigglytuff, dopo Clefable un'altra merda, perfetto. Numero 2, numero 40, Ivysaur e Wigglytuff livello 22. Ragazzi, 3, 2, 1. Ok ragazzi, eccoci qua, mi viene da piangere. Allora, abbiamo Ivysaur a livello 22, queste sono le statistiche, queste sono le mosse, sono mosse normali. Ma ragazzi, Wigglytuff è un tumore. Allora, Vela in polvere, ruggito, mangia sogni, idropompa. Questo Pokémon qua è inguardabile. Io non ho la più pallida idea. Ok, no, è a livello 22, perfetto. Ragazzi, in questo episodio dobbiamo assolutamente utilizzare Ivysaur e Wigglytuff, perché sennò i prossimi Pokémon saranno scarsissimi. Ok, mi sono rovinato. Tra l'altro, se vedete degli strumenti storti qua, perché magari ne ho usato qualcuno nello scorso episodio, è perché ho dovuto rifare il video, va bene. Quindi non sono stato lì a controllare quali togliermi, quali no. Magari però qualche pozione me la vado a prendere lo stesso, perché ho come l'impressione che io con questa regola nuova mi sia fottuto. Fottuto totalmente. Allora, perfetto, eccoci qua. Ok, vi ricordo ragazzi che se battiamo Gary potremo ottenere uno strumento a nostra scelta all'interno del gioco per il prossimo episodio, che ovviamente potete anche consigliare voi nei commenti se volete. Ok, Lickitung livello 23, minchia, mi sto già facendo la cacca. Però calcio salto, non gli ho fatto molto. Affilatore, aia. Scavo una fossa, è la mia mi sa. No cazzo, ho fatto una strozzata. Uccidilo, ok perfetto, ce l'ho fatta. Il primo è andato. Gloom. Devo mandare Rhyhorn per forza. Facciamo geloraggio di cattiveria. Ok, un altro, Frana, aia. Ok perfetto, Lickitung. Un altro Lickitung, ok perfetto. Accetto l'offerta, fermi. Allora, pozione su Ivysaur. Geloraggio, aia. Ok, mandiamo Wigglytuff, perfetto. Idropompa. Non gli ho fatto... Non gli ho fatto nulla. Non gli ho fatto nulla. Muori! Pazienza, ce l'ho nel culo. Ok, no, l'ho shottato. Whipping Bell. Madonna, raga, però. Aspetta. No, cazzo, non devo mandare Ivysaur, ho sbagliato. Stavo pensando, sentendo. Non ho connesso, raga. Aiuto. Ok, mi sta aprendo. mi sta malamente aprendo. Ok, ho vinto, però. Ok, ce l'ho fatta. Però devo alzare i livelli dei miei Pokémon, se no è finita. Se no è finita. Tempo due episodi, se non alzo il livello dei miei Pokémon ho perso tutto. Meno male che in questo, diciamo, percorso ci sono
una caterva di allenatori. Io nel caso, raga, mi allenerò un pochino fuori parte. Ok, perfetto. Nel prossimo episodio, ragazzi, potremo disporre di uno strumento a nostra scelta. Gli stavo per dire random. A nostra scelta, che deciderete anche voi nei commenti. Poi magari sceglierò io, insomma, l'ultima decisione spetta a me. Però comunque accetterò volentieri i vostri consigli. Aia, aia, mi sta aprendo. Ok, Alakazam è andato giù. Battuto Cool Trainer, che non era... era tutto meno che un Cool Trainer. Voltorb, martellata. Riduttore cosa? Muori. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Aspetta, idropompa. Allora, in questo episodio ho visto 6 Pokémon. 3 Pokémon avevano fossa. Avete rotto il ca... Muori! Avvelenati, ma la famiglia, non solo te. Madonna! Allora, fermi, devo trovare un modo di... Ok, ho come l'impressione che Wigglytuff debba morire male. Ruggito, ok, perfetto. Non posso fare altro, raga, devo andare di... Che tristezza, raga, sono finito a fare ruggito. Attacco rapido. Ok, mi sa che è schiato anche lui. No, Dio, ha retto! Ok, Ivysaur eroico, hashtag Ivysaur eroe. Dopo hashtag Shazam, vi sfido a dirlo, raga. Se ce l'avete fatta, lasciate un mi piace. Hashtag Shazam. Perché mi faccio di coca? Allora, vai, affrontiamo anche quest'altro. Lì è una fottuta ma congelato. Ma congelato! Mi ha congelato! Ma fossa! Guarda che... Uno non deve bestemmiare. Poi ti dicono che non devi entrare nella modalità restrizioni quando vedi ste cose. Calcio salto, fallisce, schianto. Ti schianto, ti giuro che... La madonna, muori! Oh! Nidorino, martellata, a casa, muori. Potrei dire battute poco. Ok. Livello 25, sì, ma raga, Wigglytuff... Wigglytuff non sale di livello, questo è un problema serio. Allora, volo, dai. Oh, in teoria in questo episodio arriveremo ad Aranciopoli. Poi, ragazzi, nel prossimo ci sarà... Lead Surge ci apre. Allora, la difficoltà... Cos'è che mi ha detto? Ah, ok, nulla. In questa serie la difficoltà saranno i capipalestra, perché loro sono drogati. Hanno i Pokémon a livello altissimo. Raga, Wigglytuff è scarsissimo. Non riesco. Raga, vi giuro che se Wigglytuff non riesce a salire almeno al 25-26, ho perso la serie. Perché poi i Pokémon saranno scarsi e andrà sempre a fare schifo sta cosa. Oh Gesù Cristo. Oh Gesù Cristo, ti prego. Ruggito, dai, uccidilo. Devi farcela tu, Wigglytuff, sennò siamo fottuti. Ok, perfetto, livello 23. È già un passo avanti verso la gloria. Ok. Ti prego, no, devo andare a curarlo perché questo c'è solo. Fermi, aspettate, io ho della MT però. Allora, no, che peggioriamo la situazione qua. No, ti prego. Ah cazzo, è vero, Osso Merang, che non l'ho più dato a Ryorn perché, vi ripeto, ho rifatto la cosa. Via Mangiasso, tra l'altro, cazzo, mi capita sempre Mangiasogni. Ok, c'ho pure dell'MT di merda. Io veramente ho voglia di piangere sangue. Ho voglia di piangere sangue, fottuto sangue. Dai, dobbiamo... Ah, ho già battuto la tipa. Ok, perfetto, non me ne sono neanche accorto. Sono talmente veloce, raga, che... Ok, bravo Wigglytuff, mi stai piacendo. Questo qua in teoria nel gioco originale era al 18, no? Giusto, just saying, eh? Visto che la gente mi diceva che è troppo semplice. Vediamo... Dragonair, ok, devo switchare, non lo... Oddio, idropompa quanto gli fa? Cosa sto facendo? Porca ok, switchiamo, ragazzi. Switchiamo, ottima idea, Creepy Stories. Tu sì che sei avanti nella vita... Sanguisù. A parte che è scomparso lo sprite, però accadono cose. Oh, a Caterpie devi cercare. No, mica, se si fa uccidere un Caterpie. Se si fa uccidere. Oddio! Tra l'altro, raga, Ryorn è più scarso di qualsiasi Pokémon noi abbiamo. Cioè, vi giuro veramente, è una cosa inguardabile. Tra l'altro Ivysaur dovrebbe evolversi al 32, se non ricordo male. Quindi tanta roba. Però per il momento siamo pure stati sfigati con i Pokémon. Perché parliamoci, cioè, abbiamo dei Pokémon che hanno un pochino quelle malattie per le quali si fanno la chemioterapia. Idropomp, dai, muori. Dai che ce la possiamo. Impazzito. Ah, giusto, è vero che manda sto messaggio quando usano ste mosse. Sto piangendo.
Voi non lo vedete, ma io sto piangendo. Un altro tumore, anche Wigglyt fa più schifo di Rayon, ancora un attimo. Ed è, non è facile fare più schifo di Rayon. Ok, minchia, questa qua dimmi che è un MT. Ti prego, Gesù, dammi una mano. Oddio, si... La vita fa schifo e le cuffie sono storte. Mi sto curando più volte io che non lo so. Un malato terminale. Tutto sto black humor bello in sta serie. Allora, dobbiamo affrontare, raga, devo assolutamente portare i Pokémon a un livello decente. Devo affrontare tutti gli allenatori. Io li balzerei anche, ma devo affrontarli, minchia, Moltres. Ah, oh, Wigglytuff, già fai schifo. Se poi cominci a fallire. Livello 25, sì. Ok. Siamo già arrivati al punto di prima, perfetto. Ci sta andando relativamente bene. Oh, Rayon, vieni qua. Tra l'altro, volendo, se non moriamo alla fine del prossimo episodio, sì, il Pokémon ce l'abbiamo. Ok, perfetto. Tanto poi nel prossimo, raga, dobbiamo affrontare... Tra l'altro prima avevo detto Blaine, forse, non lo so. Dobbiamo affrontare Lead Surge, raga, che... ci apre... due volte minimo ci apre Lead Surge, ok? Oddio, che brutto. Georaggio ti dovrebbe mandare a casa, vero? Minchia. Vai. Oddio, Rayon, ti prego. Grazie, Gesù. Ok, livello 26. Dai, almeno al 26 devo cercare di portarli tutti, vi prego. Se no è finita, raga. Ok, questa regola qua l'ho messa per poter allenare tutti i Pokémon allo stesso livello. Penso sia la più infame che io abbia mai aggiunto. Che poi in realtà anche l'altra non era una regola fissa. Diciamo che non sono regole, sono abitudini, ecco. Cambiamo le abitudini e prendiamo il Pokémon tre livelli più basso rispetto a quello più scarso. Così almeno siamo costretti ad allenarli. Ho appena sprecato un'idropompa per un Geodude. Oh, siamo tutti a livello, che bella cosa. Siamo tutti a livello 26. Non rischio di andare sotto con i livelli, perfetto. Cioè, nel senso, no, ci vado comunque sotto con i livelli. Però siamo già a un livello più... cioè, a livello inteso come meta di arrivo, insomma. Muori, ti prego, sto delirando, raga, sto delirando, veramente. Chiamate il 118, qualcuno, perché io qua, Kakuna, muori. Ok, perfetto, torna a dirigere il giro delle isole, Dratini a casa, ok, perfetto. Ok, raga, constato con piacere che in questa serie, nonostante io abbia aumentato tanti livelli, gli allenatori normali sono abbastanza semplici. E questo è il problema, quelli normali, no, ti prego. Io devo anche svegliarmi, danza spada, ok, rischio lo sweep. Minchia, che culo che ho crittato. Qua se non avessi crittato probabilmente sarebbe arrivato uno sweep di quelli leggendari, raga. Ok, tra l'altro posso andare a prendere quello strumento. Questo ne è... minchia. È già qualcosa. Non può imparare nulla. Quest'uomo non può imparare nulla. È dislessico, disgrafico e stronzo. Non impara nulla. Oddio, io come... cioè, mi spiegate come faccio ad andare avanti con un Pokémon del genere? Te non ti avevo neanche visto. Pensa a te, Rattata. Muori. O so, minchia, se mi butta giù un Rattata mi metto a ridere come un cane morto. Poi, raga, mi dovete far sapere nei commenti come ride un cane morto, che non lo so. Ti prego. Tra l'altro, raga, facciamo che nel prossimo episodio vado verso Aranciopoli, che siamo già avantissimo. Nel prossimo vado verso Aranciopoli, faccio la nave e poi facciamo anche le altre cose belle, tipo Lead Surge. Martellata, ti prego, muori. Ok, perfetto. Pins... non l'ho appena visto. No, cazzo, c'è ancora... potevo guadagnare un livello, sono un'ebola. Allora, dai, su, sì, ti aiuto io col teletrasporto. Ha voglia se ti aiuto, Cristo Dio. Vai, teletrasportati, uomo. Buonasera, tutto bene? Saluta, Bill. Ok, perfetto, dai, levati. Grazie per avermi dato il biglietto MNN, ok. Nel prossimo episodio, ragazzi, otterrò un Pokémon bonus e uno strumento. Piango. Perché avrei potuto svegliarmi e far salire gli altri due al 27. Invece ho boostato troppo Ivysaur. Vabbè, il prossimo Pokémon sarà livello 23. Nel prossimo episodio andremo verso Aranciopoli. Affronteremo la nave, batteremo Lead Surge. Ho intenzione di fare tutto nello stesso video. Raga, Lead Surge sarà un pugno nello stomaco. Io ve lo dico, ci apre. Ci apre come delle cozze. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed e passate dai social per rimanere in contatto con me anche al di fuori di YouTube. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.